Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare soprattutto alle donne e parlare di una sindrome che è quella della principessina. Esistono donne che a 30, 35 anni sono ancora bambine, sono rimaste le bambine del papà. Sono donne che hanno sempre problemi alimentari queste, perché in qualche modo vogliono restare piccole, non vogliono crescere e si rapportano col mondo, lo si vede anche in certe conduttrici televisive. E si rapportano col mondo non come donne pronte alla vita, ad amare, ad essere amate, no, ma come bambine che devono padroneggiare. Cito questo perché recentemente una mia paziente che ha questa sindrome della principessina ha incominciato a soffrire di attacchi di panico. Usciva per salire in macchina, come cercare di mettere la chiave per partire, incominciava un attacco di soffocamento acuto. In un altro caso è andata al cinema con una sua amica, come si è spenta la luce, è ripartito un attacco di panico. L'attacco di panico in questo caso cosa simboleggia? Simboleggia la paura dell'indipendenza. Mi vesto bene, mi compro i vestiti da sola, sono bellissima, tutti mi guardano, guarda come sei carina, ma nessuno nella vita è fatto per essere carino. Noi siamo fatti per realizzare ciò che ci caratterizza. La sindrome della principessina ti porta piano piano a diventare la mogliettina di tuo papà, a diventare la donnina che il papà ha sempre voluto, quella con cui giocare, quella che in qualche modo è diventata la bambolina. Molti attacchi di panico avvengono in donne che sono rimaste delle bamboline. Bambolina cosa vuol dire? È bello che dentro di noi esistano, ce ne esistono le parti, il bimbo, i saggi sono dei bimbi. È pazzesco che a 34 anni uno reciti il ruolo del bambino. Allora non siamo dei bimbi, siamo infantili. L'attacco di panico, nel caso della mia paziente, è stato un evento veramente fortunato, perché piano piano l'ha portata a fare la cosa che lei si era dimenticata di essere, la donna, una donna. Se sei sempre la bambina, se reciti sempre il ruolo della bambina, sarai la bambina ovunque. Sarai la bambina quando ti vesti, sarai la bambina quando bevi il caffè, sarai la bambina quando vai a lavorare, sarai la bambina quando vai al cinema. Ma la bambina ti soffoca, ecco l'attacco di panico. Nel caso di Matilde, così si chiamava la mia paziente, ecco l'attacco di panico. La bambina ti sta soffocando. Nel cervello, nel nostro cervello, ogni stato emotivo è uno stato biochimico e ogni immagine è uno stato biochimico. Tu immagini di essere la bambina del tuo papà, la bambina coccolata per sempre, e dentro di te si forma la chimica della principessina. Tutti ti devono adorare, tutti ti devono amare, puoi esercitare il tuo orgoglio e la tua superbia perché in questo modo ti sentirai più desiderata e più amata, e in realtà sei soltanto una bambina che non è cresciuta. Ma questa bambina come una bambola ti soffoca. Allora tutte le volte che in qualche modo una donna giovane viene assalita dagli attacchi di panico, io mi domando, sta facendo grandi sforzi per restare la bambina che non cresce? E allora io incomincio a parlare della donna, perché anche se tu sei assalito da una bambina, dentro di te abita una donna. E quindi di quelli che sono i vantaggi dell'essere donna, la maturazione, il poter avere i propri interessi, perché se restiamo delle bambole, noi avremo gli interessi delle bambole. Quindi ricordiamoci sempre che spesso nei disturbi c'è qualcosa che vuole impedire alla principessina di uccidere il lato autentico, vero, la donna che c'è in ogni donna. Buona giornata.